Nella precedente video lezione abbiamo visto il processo di emanazione, ossia il processo ideale e non cronologico attraverso il quale i molti derivano dall'uno. Plotino, per spiegare l'emanazione, oppure la processione, come verrà chiamata da Proclo, utilizza una serie di metafore. La più celebre è quella il cui procedere del reale dal principio supremo è equiparato all'irradiarsi della luce da una fonte luminosa centrale. Nella scorsa video lezione abbiamo già visto che dall'uno, tramite l'emanazione, derivano necessariamente i molti, attraverso una serie di gradi d'essere sempre meno perfetti. Il processo di emanazione, dal quale i molti derivano dall'uno, è un processo ideale cronologico, perché non si svolge in un tempo determinato, ma si concretizza tramite una serie di ipostasi. Che cosa sono queste ipostasi? Ecco, sono realtà sostanziali per sé sussistenti. Ogni ipostasi nasce da un atto di contemplazione rivolto all'ipostasi precedente e costituisce l'esplicazione o la realizzazione a un livello ontologico inferiore di qualche sua caratteristica o potenza. Le ipostasi sono tre. La prima ipostasi è l'uno stesso, concepito come realtà che è in potenza le stesse cose che da lui si irraggiano. Per Plotino, l'uno emana i molti e il procedere del reale da un principio supremo è identificato con la metafora dell'irradiarsi della luce da una fonte luminosa centrale. La seconda ipostasi è invece l'intelletto, che sorge da un atto di contemplazione appunto dell'uno. L'uno è unità, ma l'intelletto, a differenza della semplicità dell'uno, implica uno sdoppiamento tra soggetto pensante e oggetto pensato. L'uno, come abbiamo già visto, è indicibile e impensabile, per esistere non ha bisogno di altro oltre a se stesso. Ma l'intelletto invece è dualità tra pensante e pensato. L'intelletto pensa, rifacendosi alla concezione aristotelica di Dio, a tutti gli infiniti pensieri pensabili, ossia i modelli eterni delle cose, che altro non sono che le idee platoniche. Ripetiamo questo passaggio, quindi. L'uno è la prima ipostasi, che è impensabile e indicibile. L'intelletto è la seconda ipostasi, ma a differenza dell'uno non è unità, ma presuppone la dualità di pensante e pensato. L'intelletto, come l'intelligenza aristotelica, pensa ai modelli, che sono le idee di Platone. L'uno è infinitezza di potenza, è la potenza di tutte le cose, mentre l'intelletto è l'esplicazione, in un cosmo ideale, di tutte le forme primordiali dell'essere. Infatti Plotino chiama l'intelletto anche con il nome di essere. Abbiamo detto che le ipostasi sono tre, e la terza è l'anima. L'anima da un lato guarda l'intelletto e dall'altro guarda ciò che viene dopo di sé, ordinandolo tramite le idee, che non sono i semplici modelli di Platone. Quindi l'anima da un lato guarda l'intelletto e le idee e tramite queste all'uno. Dall'altro lato l'anima guarda il corpo che emana, plasmandolo e ordinandolo mediante le idee, che non sono i semplici modelli di Platone, ma anche forze dinamiche e vivificatrici. L'anima si configura come anima del mondo e provvidenza. Tuttavia la provvidenza di Plotino non è quella cristiana di azione divina intenzionale, ma è l'ordine che si stabilisce automaticamente ai livelli inferiori, dato che le ipostasi sono in correlazione l'una con l'altra e riproducono i livelli di unità superiore, ossia l'uno. L'anima risponde all'esigenza di una mediazione tra il mondo dell'intelligibile e quello sensibile, rappresenta il principio da cui attraverso un processo di individuazione derivano le anime particolari, come vedremo meglio tra poco. Abbiamo detto che le ipostasi, ossia le realtà sostanziali per sé sussistenti, sono tre: l'uno, l'intelletto e l'anima. Abbiamo visto che l'intelletto, ossia lo sdoppiamento tra soggetto pensante e oggetto pensato, sorge dall'atto di contemplazione dell'uno, e l'anima da un lato guarda l'intelletto, mentre dall'altro guarda ciò che viene dopo di lei, ossia il corpo. Plotino dirà che l'intelletto è verbo e atto dell'uno, perché nasce dalla contemplazione dell'uno. L'anima è verbo e atto dell'intelletto, invece, perché nasce dalla contemplazione dell'intelletto, ma rappresenta la realizzazione del mondo corporeo delle idee. Il rapporto tra l'uno, l'intelletto e l'anima è simboleggiato dalla luce, dal sole e dalla luna. L'uno è la luce, ossia potenza di tutte le cose che da esso si irradiano, cioè vengono emanate. L'intelletto è il sole che contempla l'uno ed emana l'anima. L'anima è la luna che trae luce dal sole, perché la sua parte superiore contempla l'intelletto, guardando ad esso e alle idee, mentre la sua parte inferiore, rivolta all'anima del mondo, è la provvidenza, ossia l'ordine che si instaura ai livelli inferiori, che riproducono l'unità dei livelli superiori. L'uno, l'intelletto e l'anima universale
universale costituiscono il mondo intelligibile. Il mondo corporeo deriva proprio dall'anima, che lo implica nel momento in cui si costituisce. Ti ricordi che l'uno, nel momento in cui si genera, crea a sua volta necessariamente il mondo? Ecco, l'anima genera il mondo corporeo. Il mondo corporeo, che appunto deriva dall'anima, implica anche per la sua formazione un altro principio, ossia la materia. Plotino concepisce la materia in maniera negativa, perché essa è privazione del positivo. La materia si trova dove non c'è più la luce dell'uno, ossia all'estremità inferiore della scala al cui vertice c'è proprio l'uno. La materia è oscurità e risulta impraticabile per mancanza di determinazioni. La materia è non essere e male, con cui si intende non l'opposto dell'essere e del bene, ma la loro assenza o privazione. L'anima fa da mediatrice tra il mondo intellegibile e quello sensibile, perché le anime singole sono parti, immagini o riflessi dell'anima del mondo. L'anima universale penetra e vivifica la materia, ma rimane in se stessa unica e indivisibile. Essa produce l'unità e la simpatia di tutte le cose. Il mondo è dominato dall'anima universale, per questo per Plotino, come per gli stoici, il mondo ha un ordine e una bellezza perfetti. Ti ricordi che per gli stoici tutto aveva un ordine razionale, immutabile e necessario? L'ordine nel mondo di Plotino è dato proprio dall'uno. Anche le cose apparentemente imperfette o cattive hanno un proprio ordine. L'anima del mondo con la sua attività crea anche la temporalità. In questa video lezione hai imparato che il processo di emanazione, ossia il processo ideale, cronologico dal quale i molti derivano dall'uno, si concretizza grazie alle ipostasi, ossia le realtà sostanziali per sé sussistenti. Le ipostasi per Plotino sono tre: l'uno, l'intelletto e l'anima del mondo. Ogni ipostasi nasce da un atto di contemplazione rivolto all'ipostasi precedente. L'intelletto è la seconda ipostasi, ma a differenza dell'uno, che è la prima ipostasi, non è unità, ma presuppone la dualità e lo sdoppiamento tra soggetto pensante e oggetto pensato. L'intelletto, come l'intelligenza aristotelica, pensa ai modelli che sono le idee di Platone. La terza ipostasi è l'anima del mondo. L'anima da un lato contempla l'intelletto e dall'altro lato guarda a ciò che viene dopo di sé, ossia il corpo che emana plasmandolo e ordinandolo mediante le idee. Le idee non sono i semplici modelli di Platone, ma anche forze dinamiche e vivificatrici. Le anime singole sono le immagini, le parti o i riflessi dell'anima del mondo. L'anima universale penetra e vivifica la materia, che è privazione del positivo, ossia oscurità lontana dall'uno. Il mondo è dominato dall'anima universale e per questo ha un ordine e una bellezza perfetti. Per oggi abbiamo concluso, ti aspetto nella prossima puntata dove parleremo del ritorno all'uno.